La città di Avezzano ha salutato per l'ultima volta Valeria Mella, 25 anni, Tonino Durante, 60 anni, Gianmauro Frabotta, 33 anni e Gianmarco Degni, 26 anni. I quattro escursionisti che hanno perso la vita sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio. Un momento di grande dolore per tutti i presenti ai funerali dei quattro dispersi e in modo particolare per i familiari delle vittime. Il rito funebre, che si è tenuto in maniera composta, è stato officiato dal vescovo della diocesi dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro, nel rispetto della normativa anti-Covid. In prima fila il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, affiancato dal presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso e dal sindaco del capoluogo di regione Pierluigi Biondi. Oltre al sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, presenti diversi primi cittadini dei comuni della Marsica con indosso la fascia tricolore. Presenti anche gli assessori regionali Liris e Imprudente. Ma diciamo, oggi Avezzano è l'epicentro del dolore. È l'unica cosa, ecco, il silenzio e abbracciare il dolore dei familiari e degli amici, che è immenso. La città è attonita come è attonita da ormai circa un mese, quindi, e oggi abbiamo celebrato questo rito religioso che ha visto in compostezza e soprattutto tanto dolore nei familiari, negli amici, ma in tutta la città e tutta la comunità marsicana, avezzanese e abruzzese. Una comunità ampia, ma una comunità ben oltre i confini della Marsica, si è stretta intorno al dolore delle famiglie per una tragedia che senz'altro nessuno si aspettava, nessuno avrebbe voluto, e che insomma ha posto in evidenza le criticità e i rischi della montagna. Ovviamente parliamo di persone che avevano la passione della montagna, dell'escursionismo. Sono morte senz'altro in circostanze molto molto spiacevoli, ma hanno ovviamente riposto al centro dell'attenzione l'esigenza di disciplinare queste attività. Però oggi è la giornata della memoria, oggi è la giornata di dolore, oggi è la giornata della solidarietà alle famiglie.